Ciao, stavo lavorando al nostro kit Shawl for Adventures che mi sta piacendo un sacco, però c'era un problema che veramente mi dava fastidio. E il fatto che sul bordino superiore, no? Qua dove iniziamo e finiamo il giro praticamente, perché è uno scialle triangolare, su questa parte è rigido, è curva, cioè praticamente, vedete, non sta dritto come deve stare, ma sta un po' così. E allora nella lavorazione mi è venuto in mente un trucchetto, che poi non lo so, è trucchetto o non è trucchetto, comunque ve lo presento subito, per far sì che rimanga proprio bello dritto. Quindi quando noi veniamo, finiamo lo scialle, sta dritto. Ecco, adesso ve lo faccio vedere su questa parte perché vedete è dritto, è perfetto, non tiro, non tiro, e lui sta lui così. Da qua ho iniziato a lavorare con il mio metodo di per realizzare, per fare dritta anche, dritto anche questo bordino degli scialli. Sopra vi lascio il link se volete fare anche voi questo scialle. Comunque, adesso vi faccio vedere il mio trucchetto e ditemi se vi sembra una cosa nuova, se sapevate, se avete altri trucchetti per realizzare o per fare questa cosa, ecco, quando si lavorano gli scialli a maglia. Sopra avete il link, come vi ho detto, dei nostri kit Shawl for Adventures. Ci sono tanti colori e veramente sono molto molto belli tutti. Quindi se vi va di farlo, posso dire che è uno scialle anche per i principianti perché è veramente molto molto semplice, per lo più si lavora dritto, gli aumenti sono semplici e è bello proprio, sta venendo una meraviglia, mi piace. Io sono Wana di Wana Boutique e questo è il mio mondo creativo, filati, modelli, peroncinetto e maglia. Ciao, vi lascio al trucchetto. Sto lavorando ad uno scialle e nella prima parte ho osservato una cosa che non mi è piaciuta per niente. Quindi si inarca un pochino e per quanto io vorrei lavorare dritto, più largo, diciamo, la prima maglia, non riesce e si inarca. Quindi vedete, guardate, vi faccio vedere, fa questo effetto. Questo effetto che insomma stringe, soprattutto che viene lavorato questo almeno modello, viene lavorato tutto a legaccio, comunque stringe. E allora vi voglio far vedere un metodo che ho studiato, mi è venuto spontaneo più che l'ho studiato, su come, guardate questa parte come è bella larga, guardatela. Quindi si vede chiaramente da dove, vedete qua è inarcato così, qua invece bello largo. Ed è una cosa, cioè, proprio stupida, insomma, se l'avessi pensato, se l'avessi saputo prima, ma adesso lo so e lo saprete anche voi. È semplicissimo, quindi ad ogni inizio. Soltanto l'inizio, ok? Quindi la fine no, soltanto ad ogni inizio, sia che iniziate con la maglia passata dritta o rovescio, non c'entra. Cosa dovete fare per avere questo bel bordino elastico che non tira, quindi lascia proprio cadere per bene il vostro scialle? Guardate un po'. Prendo, quindi passo come se fosse lavorato a rovescio in questo modo e cosa faccio? Prendo il filo, prendo il filo e faccio un'altra, quindi faccio come se fosse una catenella, ecco, ok? E poi continuo a lavorare le mie maglie. Quindi io qua ho lavorato due volte, o uno e due. Praticamente lavoro due maglie in verticale. Ok, facciamo vedere nuovamente. Quindi passo sul ferro destro. Ok? Poi
prendo il filo, io lo prendo così perché è più facile, e lo passo tramite questa maglia. Ho fatto una catenella, è questa l'idea, fate una catenella e poi continuate il vostro lavoro semplicemente come scritto nel modello o come vi viene da lavorare. Avrete un bellissimo bordino largo che permetterà al vostro sciale di cadere, anche quando lo bloccate, di cadere davvero molto molto bello. Tutto qua, tutto qua. Ecco, facciamo vedere un'altra volta. Lo passo e prima di iniziare il mio lavoro l'ho passato. Faccio così e passo tramite questo. Adesso sono pronta. Spero vi sia stato di aiuto.